Buonasera e bentrovati a questa nuova puntata di Diritto e Castigo. Oggi ci troviamo a Mentana, una cittadina alle porte di Roma. Qui 6 mesi fa è stato ucciso Giorgio Marcucci, il proprietario di un bar. Era la sera del 28 dicembre dello scorso anno e Giorgio stava chiudendo la sua attività per tornare a casa dalla sua famiglia. A casa però quella sera Giorgio non arrivò mai, una rapina finita in tragedia, un colpo di pistola ha per sempre messo fine alla vita di questo cinquantenne, strappandolo all'affetto della moglie e del figlio di soli 5 anni. Era arrivato al termine di una giornata di lavoro come tutte le altre. Stava chiudendo il suo bar, Giorgio Marcucci, quando un colpo di pistola lo ha raggiunto a bruciapelo, mettendo per sempre fine alla sua vita. Era il 28 dicembre dello scorso anno. Dopo pochi giorni si sarebbe festeggiato il Capodanno e invece la moglie e il figlio del barista di appena 5 anni si sono ritrovati soli e in mezzo ad una vera tragedia. Da allora i carabinieri del nucleo investigativo di Ostia e quelli di Monterotondo hanno lavorato a ritmi serrati, dimenticando turni e festività. Non si doveva perdere un solo istante, l'assassino poteva scappare e allora nessuno avrebbe fatto giustizia ad un uomo buono e ben voluto da tutti, un ottimo compagno ed un insostituibile papà. Tenente Colonnello Niglio, lo scorso dicembre, alla fine del 2012, una rapina culminata con la morte del titolare dell'esercizio commerciale, stiamo parlando di un bar a Mentana, e poi a, diciamo, i primi giorni di gennaio, quindi del 2013, siete riusciti ad identificare la persona che aveva premuto il grilletto. Vogliamo ripercorrere insieme quei giorni di indagini che sono stati anche molto veloci, nonostante anche le feste, quindi l'impegno profuso dalle forze dell'ordine. Buonasera, sicuramente è stata un'indagine molto intensa. Ricordo il 28 dicembre, erano poco prima delle 9, al Bar Fantasy di Mentana, il titolare, il signor Marcucci, purtroppo aveva spento le luci e stava chiudendo il suo esercizio dopo una giornata di lavoro, quando una persona entra in quel bar e al culmine della rapina con un colpo d'arma da fuoco lo attinge alle gambe e lo ammazza. È stata sicuramente una tragedia familiare e umana, ma ha colpito tutto il paese, tant'è vero che nell'immediato, addirittura il 1° di gennaio, mentre noi indagavamo, c'è stata una fiaccolata in cui tutta la popolazione chiedeva immediatamente una risposta, e per questo noi abbiamo trascorso il periodo a cavallo di Capodanno fino poi all'Epifania in modo intenso per poter cercare di serrare tutti gli elementi indiziari che stavamo raccogliendo, e poi partendo dalla stazione, che è stato il primo contributo, sono i primi militari della stazione di Mentana che sono intervenuti sul posto, poi attraverso la compagnia di Monterotondo e poi come nucleo investigativo del gruppo di Ostia siamo giunti sul posto, abbiamo potuto fare un sopralluogo e poter raccogliere degli elementi sia da un sistema di videosorveglianze che aveva il bar, sia da un sopralluogo del bar e di tutta la zona lì vicina. E quindi abbiamo raccolto elementi sia audiovisivi che ovviamente anche una serie di reperti che, portati in laboratorio al RIS, ci hanno consentito di trovare il DNA della persona che aveva premuto il grilletto, che riteniamo in questa fase che possa essere l'autore quindi di questo efferato omicidio. 10 giorni di incessanti indagini, anche grazie all'aiuto dei RIS, ecco che l'uomo che ha premuto il grilletto ha un nome ed un volto. Carissimo Pasquale, 52 anni, romano, manovale. Questo è l'identikit dell'assassino, già noto alle forze dell'ordine. Ad incastrarlo un breve video immortalato da una telecamera a circuito chiuso, ma a renderlo più facilmente identificabile sarebbe stato un cappellino molto particolare e numerose tracce di DNA.
particolare, grazie al sistema di videosorveglianza, ci siamo resi conto che questa persona indossava un cappellino molto particolare, stile sudamericano, cappellino che è stato rinvenuto a poche decine di metri dal bar, cappellino che grazie al RIS, con un'attenta ricerca del DNA, fatta addirittura il 31 dicembre stesso, ci ha fatto comprendere che una sola persona potesse aver indossato quel cappellino, perché c'erano 6 distinti reperti di DNA su quello stesso cappellino. E poi, grazie al supporto dato alla stazione di Mentana e al nucleo operativo della compagnia di Monterotondo, abbiamo avuto la possibilità di comprendere chi poteva essere quella persona. E quindi nel giorno 2 gennaio, quindi ricordo ancora proprio che si festeggiava, tutti quanti festeggiavano il Capodanno, ma noi, vedendo le immagini di una cittadinanza che chiedeva giustizia, nello stesso tempo, grazie ai colleghi del RIS, eravamo tutti quanti in laboratorio proprio alla ricerca di poter trovare l'unicità, elemento che poi è stato fondamentale per il giudice di indagini preliminari di Tivoli, e quindi riuscire a identificare nell'indiziato di questo gravissimo reato la persona che il giorno 8, come le diceva, è stata comunque tratta in arresto. Quindi sono stati diversi gli indizi raccolti, ma determinante ovviamente è stata la prova del DNA. Sicuramente, perché è importante intanto ricordare che è vero, spesso si immagina che noi viviamo in un mondo simile al Grande Fratello, nel senso che vediamo tantissime telecamere in giro, ma immaginiamo che fossero tipo le telecamere in questo momento davanti, quindi telecamere professionali. Spesso e volentieri anche negli impianti di videosorveglianza abbiamo delle telecamere che sono che vengono prodotte per poter essere usate intanto di giorno. Nel caso specifico invece era sera, una sera d'inverno, e il titolare aveva già spento le luci, quindi addirittura in assenza di luminosità, quella luminosità standard che ci consente logicamente di poter apprezzare l'immagine. E poi logicamente la qualità del video non era sicuramente tale da poter consentire una piena ed univoca riconoscibilità di quel volto. Quindi, dal punto di vista dell'indagine, è stato importante la conoscenza della stazione di Mentana, del nucleo operativo di Monterotondo, di una serie di persone già note alle forze dell'ordine del posto, per poter comparare quel video con persone che potevano essere già note ai militari. E questo ci ha portato verso un soggetto che aveva questa forte compatibilità. Poi l'elemento fondamentale che invece indirizza verso l'unicità della persona che poi è stata di fatto arrestata è stato il momento del DNA, perché aver trovato su quel cappellino il suo DNA è un elemento quando mai che va, come ha detto il GIP e come dice ormai la Cassazione, va al di là dell'indizio, è quasi un elemento probante, e quindi è un elemento che da questo punto di vista ci ha consentito di poter essere tutti più contenti in questo, per aver potuto assicurare l'autore di questo grave delitto, diciamo, alla giustizia, e in questo poter aver dato alla cittadinanza di Mentana, alla cittadinanza quindi romana, ma principalmente anche a questa famiglia, la possibilità di poter avere giustizia. Una rapina degenerata. Pasquale non era entrato nel bar per uccidere, ma per portare via il bottino della giornata del Risto Bar di Mentana. Poi chissà, qualcosa è andato storto. Giorgio forse ha provato a reagire ed è stato freddato da un colpo mortale di una semiautomatica. La recisione dell'arteria femorale ha provocato in pochi attimi il dissanguarsi e per la vittima non c'è stato più nulla da fare. L'uomo che ha premuto il grilletto è scappato, lasciando il bottino e depistando in questo modo le forze dell'ordine, che in un primo momento hanno seguito la pista dell'esecuzione. Giorgio però sembra conoscesse molto bene il suo carnefice, che probabilmente quel giorno aveva giocato e perso molti soldi nelle slot machine del bar. Forse dopo una giornata di intenso lavoro, di fatica post natalizia, ha opposto resistenza, ha deciso di non cedere il guadagno di quel 28 dicembre. L'omicidio non era premeditato, è stato qualcosa che è avvenuto successivamente, quasi, diciamo, per sbaglio, si può dire.
In questa fase delle indagini, perché ricordo che comunque la misura cautelare è di pochi giorni fa e comunque siamo ancora nelle indagini preliminari, gli elementi ci portano a ritenere che la volontà ferma del soggetto nel momento in cui entra nel bar è quella di compiere una rapina. Ma da questo punto di vista è indubbio che si accetta logicamente un rischio quando si va a commettere una rapina a mano armata, quindi, e purtroppo aver sparato quel colpo. Forse l'intendimento di esclusivamente di ferire, ma un solo colpo, ricordo, ha rescisso l'arteria femorale e quindi ha portato alla morte di questa persona, è sicuramente un omicidio, tant'è vero che l'indagato in questa fase è indagato anche per omicidio volontario. Indubbiamente non è in questa fase indagato per un omicidio premeditato, perché non è questo sicuramente il capo di imputazione che viene contestato alla persona, né sostanzialmente sulla base delle indagini è quello che si ritiene. Spesso e volentieri le rapine, come nucleo investigativo di Ostia, già in un altro caso recente abbiamo scoperto, avvenuto diciamo nel circondario non di Tivoli ma di Civitavecchia, una simile rapina finita male con un omicidio, in questo caso era di un benzinaio, comunque di un esercente pubblico, porta logicamente a ritenere che sono degli omicidi volontari a tutti gli effetti, che nascono al culmine, tragico culmine di rapine. L'uomo ora si trova in carcere con l'accusa di omicidio e rapina pluriaggravata, poche centinaia di euro, e un uomo di 54 anni muore lasciando una moglie e un figlio, un'intera città nello sgomento e nella confusione. Sei mesi fa circa è stato ucciso un uomo in un bar, il proprietario di un bar. Vi sentite sicuri? Ma guarda, è la prima volta a Mentana che succede un fatto del genere. Sicuri, Mentana è una cittadina sicura, però è un po' di tempo da questa parte che ci sono rapine, ci sono. Per quanto riguarda diciamo, incidenti del genere non era mai successo. Adesso è un periodo che non ci sentiamo tanto sicuri. Sei mesi fa la morte di un vostro concittadino in un bar è. Dopo 10 giorni è stato subito rintracciato il colpevole. Vi sentite sicuri comunque in città oppure da quel giorno insomma, è aumentato il senso di paura, di insicurezza? Diciamo i primi giorni forse al rischio di qualche altra, diciamo come si chiama, pericolo ci sta sempre. Però poi dopo piano piano passa tutto e non rimane più niente. Signora, appena 6 mesi fa c'è stata la morte di un vostro concittadino, il proprietario di un bar, dopo una rapina. Da quel giorno vi sentite ancora sicuri qui a Mentana? No, per niente. Anche perché la delinquenza, tu lo sai, dilaga Mentana in particolar modo. Fonte Nuova, Mentana. Come cioè, vi sentite comunque appoggiati, sostenuti dalle forze dell'ordine o vi sentite un pochino abbandonati dallo Stato centrale? Loro fanno quello che possono, più di questo che possono fare. Noi siamo tanti, d'altra parte la cittadinanza è grande. Ma qui la sicurezza ci sta, questo è stato un caso proprio, è la prima volta che è successo. Signora, come si sente qui a Mentana? Cioè il senso di sicurezza, la percezione della sicurezza, qual è? Non c'è la sicurezza. Ha intervistato proprio 2 persone che il mese di dicembre sono state aggredite mentre tornavano a casa la sera. Siamo stati malmenati e dopo una settimana c'è stata la morte del barista, di Giorgio. Dopo una settimana esatta dalla nostra aggressione. Quindi che ti possiamo dire? Non ci sentiamo sicuri. Poi non è aggressione che abbiamo avuta qui sopra, non è che l'abbiamo avuta diciamo fuori dal paese, proprio qui sopra al monumento. Ci stavano aspettando, stavano di fronte alla nostra macchina. Quindi mentre noi aprivamo la macchina loro ci hanno aggredito. Quindi qualcuno che conosceva i vostri spostamenti, che magari sapeva che avevate l'incasso della giornata, vi hanno provato a derubare? Sì, hanno provato a lui, vabbè, lui l'hanno malmenato e frugato nelle tasche
e a me hanno cercato di strapparmi la borsa, però io in quel momento non gliel'ho data. Quindi sono stata trascinata per un paio di cento metri qui sopra, sono stata tutta... mi sono perse le scarpe, rotti i maglioni, i pantaloni, però non gliel'ho mollata. Ha rischiato molto, signora? Ho rischiato, però in quel momento la mia testa mi diceva di difendere le mie cose. Senta, poi che cosa è successo? Hanno trovato i responsabili dell'aggressione? Non abbiamo saputo più niente. E poi abbiamo un tentato furto a casa. Adesso quanto sono? Un paio di mesi fa? Uguale, non so niente. Ma le forze dell'ordine sul territorio girano? Vi sentite comunque in qualche modo protetti da loro oppure vi sentite un po' abbandonati? Noi non vediamo nessuno. Non c'è nessuno. Quando hanno provato a fare il furto a casa non ho più fatto manco la denuncia. Perché come me lo sono accorto ho chiamato i carabinieri. Mi hanno risposto se c'è una pattuglia in giro viene. Ancora deve venire, non è venuto nessuno, io manco sono andata ai carabinieri a fare la denuncia. Allora io penso che in un paese è molto più tranquillo che una città, proprio l'altro giorno lo dicevo, cioè, però comunque qualcosa sicuramente c'è che comincia a essere un po' meno, però è sempre molto più della città, è tranquillo. Le forze dell'ordine sul territorio ci sono, sentite la loro presenza oppure insomma sono un pochino un fantasma? Allora ci sono, però evidentemente serviranno forse qualcosa in più adesso, però ci sono. Senta, come ha reagito la città a questa grave perdita? È stata rimasta molto unita alle persone, al bar, alla moglie, ai figli purtroppo, è così. Intorno alla famiglia si è stretta tutta la cittadinanza, in primis l'amministrazione e le forze dell'ordine. Questo dimostra che dopo 10 giorni che hanno preso il colpevole dimostra quanto lavorano le forze dell'ordine. Come avete reagito voi alla morte di un vostro concittadino? È stata molto dolorosa, no, è stata molto dolorosa questo evento che è successo qui a Mentana, mai successo una cosa del genere, mai. Vi siete un pochino spaventati, aumentato il senso di insicurezza? Diciamo spaventati no, però diciamo come ho detto prima, non, se questo evento non è mai successo, a Mentana non è successo mai una cosa del genere, è successo qualche piccoli furti e basta. Senta, 6 mesi fa c'è stata la morte di un vostro concittadino, il proprietario di un bar, come ha reagito la città? Bene, perché siamo stati tutti uniti, diciamo ad aiutare anche la moglie che ha riaperto il bar e siamo stati uniti, forse il paese piccolo è questo, l'unione. Beh, logicamente una persona che lavora dalla mattina alle 6 come noi fino alla sera tardi fa una fine del genere, come ti senti? Ti senti male? Era il 9 agosto del 2012, Mario Cuomo veniva freddato da 3 uomini davanti al suo distributore di benzina sull'Aurelia, nelle vicinanze di Cerenova, 40 km a nord da Roma. I malviventi ci hanno messo appena 4 minuti per avvicinarsi alla vittima, rapinarla ed ucciderla, per poi ferire gravemente anche il fratello. Soli 4 minuti per mettere per sempre fine alla vita di una persona, un tempo apparentemente breve che però è stato decisivo per i carabinieri del nucleo investigativo di Ostia e della compagnia di Civitavecchia, che attraverso le immagini immortalate da una telecamera sono riusciti a rintracciare i killer. Dopo un anno di indagini, 4 soggetti identificati come responsabili sono Gianpaolo Contini, Alessandro De Angelis come esecutori materiali, Amerigo Raschelli e Michelangelo Fiorani come supporto di tipo logistico al colpo, tutti pluripregiudicati. Fiorani è poi deceduto nel corso delle indagini. Mario Cuomo è stato ucciso con un colpo in testa in pieno giorno davanti agli occhi del figlio, ennesima vita di una criminalità senza scrupoli. Ecco, tenente, parliamo anche di questo caso. Come avete svolto le indagini per quanto riguarda il benzinaio di Cerenova? In questo caso diciamo che ci ha consentito, diciamo, l'episodio di Mentana ci ha consentito di ribadire la bontà, diciamo, dello strumento investigativo che era già stato usato diciamo, per Cerenova, l'omicidio Cuomo.
perché dal punto di vista prettamente delle indagini è stato, sono casi molto simili, nel senso che abbiamo avuto la possibilità di raccogliere degli elementi dalle telecamere, perché anche qui diciamo il benzinaio c'era un sistema di videosorveglianza. Nel caso di Cerenova addirittura era impossibile poter riconoscere i volti, perché più che un cappuccio c'erano dei caschi integrali, quindi l'indagine è stata finalizzata a togliere quei caschi integrali e poter cercare logicamente di comprendere chi erano le persone. Questo era impossibile, quindi dal punto di vista dei filmati, ma anche in questo caso, grazie al supporto della stazione territoriale, del nucleo operativo della compagnia di Civitavecchia, nel caso diciamo di Cerenova, il nostro nucleo investigativo di Ostia e del RIS di Roma, quindi la stessa squadra sostanzialmente, abbiamo trovato degli elementi indizianti provenienti anche in questo caso del DNA che ci hanno consentito di poter arrestare gli autori di questa rapina finita in omicidio, e addirittura anche una terza persona che non era sulla scena del crimine, ma avendo prestato tutto il supporto ai rapinatori, logicamente è stata arrestata anche in questo caso per l'omicidio. Ci tengo a rappresentare che è fondamentale in questo, ed è un supporto che voglio dare alla cittadinanza, di poter testimoniare immediatamente qualsiasi elemento a noi forze dell'ordine, a noi carabinieri, che come tutti sanno anche nei piccoli paesi con le stazioni siamo presenti, perché molte volte uno immagina c'è una telecamera, dice l'hanno ripreso, non è facile, cioè è facile, quindi non c'è bisogno che vada anche io a dare la mia testimonianza. Ricordo, e questi due casi ce lo insegnano, che molte volte le telecamere che vediamo per strada non consentono di darci quella qualità per poter riconoscere le persone, mentre molte volte un testimone, anche indirettamente, può rappresentarci: ho visto un cappellino, come nel caso di Mentana, e come quel cappellino può diventare fondamentale per la risoluzione del caso. Quindi in questo invito sempre la cittadinanza, senza ritardi, senza avere problemi, di venire nelle nostre caserme per poterci testimoniare questo, perché poi la memoria, lo insegnano tutti quanti, diventa molto più labile dopo settimane, quindi nell'immediatezza di venire a testimoniare ciò che si vede, anche con particolari che possono essere ritenuti secondari, quando in realtà, ripeto, il caso del cappellino, il caso di questa motocicletta, il caso di Civitavecchia che sono scappati, potrebbe essere uno scooterone, cioè, vabbè, non ho visto nulla di particolare, ma darci il colore dello scooterone è stato veramente importante. In questi casi fondamentali appaiono le testimonianze di chi disgraziatamente si è trovato ad assistere ad un episodio di violenza. Anche dettagli apparentemente irrilevanti possono diventare decisivi per l'identificazione degli aggressori. Nel 2011 gli omicidi commessi in Italia, secondo il Ministero dell'Interno, sono stati 2.364, 35 morti in più del 2010. Omicidi volontari, preterintenzionali o colposi, consumati per motivi passionali durante le rapine oppure per mafia, ma quasi tutti portati a segno con una pistola. Nel nostro paese le rapine presentano un andamento inequivocabilmente crescente e hanno ampiamente superato il picco raggiunto nel 1991. Se nel corso degli anni 80 avevano registrato il maggior incremento percentuale degli ultimi 30 anni fino al 1995, erano invece diminuite. L'aumento che è seguito e che non accenna a fermarsi presenta tuttavia delle fondamentali differenze all'interno del nostro paese. Secondo il nuovo sistema di raccolta dati interforze, a rischio sia uomini che donne nelle rapine, in esercizi commerciali e in pubblica via, anche se in proporzione le donne appaiono in numero inferiore. L'atto predatorio nel 2009 faceva contare oltre 3.500 denunce, ovvero 59,5 ogni 100.000 abitanti, e con esso dal 2002 al 2009 il senso di insicurezza è aumentato notevolmente per tutte le classi di età, in modo più accentuato per le donne rispetto agli uomini, un vero e proprio fenomeno sociale. Basti pensare che 15 milioni di persone, secondo i dati Istat del 2011, non si sentono sicuri di uscire da soli la sera. Avvocato, cresce l'idea, la percezione tra i cittadini che il crimine in qualche modo paghi. Cresce anche la percezione invece che non ci sia una certezza della pena per molti tipi di reato. Parliamo oggi di alcuni episodi di rapina culminati con l'omicidio del titolare dell'esercizio commerciale. Ecco, qual è l'iter giudiziario per
un soggetto che si è diciamo reso colpevole di un tipo di questo tipo di reato? Allora, innanzitutto l'iter giudiziario, come dice lei, dipende dal da come si è svolta la vicenda, da quali sono gli elementi costitutivi del fatto, da qual è la strategia difensiva che chiaramente viene adottata nel caso specifico. Quindi non si può generalizzare e dare un'indicazione generica di qual è l'iter giudiziario, sono vari gli elementi che vanno valutati. Indubbiamente c'è una fase preliminare al dibattimento che è la fase cautelare. La fase cautelare che determina l'applicazione di una misura cautelare o meno a seconda che esistano dei gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto chiaramente indagato per fatti commessi. È ovvio che l'ordinanza applicativa della misura cautelare deriva da una serie di elementi che sostengono evidentemente l'applicazione della stessa misura. Mi spiego meglio. Un'ordinanza applicativa, ad esempio, della misura coercitiva, quindi dell'applicazione della custodia inframuraria, deve essere supportata da elementi di gravi indizi di colpevolezza e quindi innanzitutto debba sussistere uno degli elementi previsti dal codice, cioè o il pericolo di fuga, o il pericolo di reiterazione della condotta, o il pericolo di inquinamento delle prove. Se facciamo riferimento all'ultimo episodio che lei aveva citato, ritengo, pur non essendo il difensore degli indagati, che la custodia cautelare fondi le proprie basi innanzitutto sul pericolo di fuga, ovvio, e poi credo anche sul pericolo di reiterazione della condotta, perché se non sbaglio si tratta di soggetti già avvezzi al crimine, quindi che hanno un vissuto dal punto di vista procedurale, o meglio dal punto di vista dei reati, della commissione di reati. Quindi questa prima fase della custodia cautelare è una fase che consente al giudice di intanto applicare una misura che impedisca che si possa ricommettere lo stesso reato, che si possano inquinare le prove del reato stesso o che comunque ci sia il pericolo di fuga, che altrimenti consentirebbe dunque all'indagato di affrancarsi dalla realtà commessa e quindi di allontanarsi totalmente dal territorio italiano, con eventuali conseguenze di pericolo poi di applicazione della sentenza nel caso di condanna. La fase successiva è chiaramente una fase che ha un tempo prestabilito e determinato poi a seconda del tipo di reato commesso. È una fase che poi naturalmente può sfociare in una revoca della misura qualora il Tribunale del Riesame, quindi il Tribunale della Libertà, valuti l'inadeguatezza della misura o comunque la mancanza di quei requisiti che sono stati posti a fondamento dell'applicazione della misura stessa. Quindi in quel caso il soggetto, in termini pratici, che è stato arrestato, può attraverso il riesame da parte di un organo giudicante diverso ottenere la scarcerazione. Questo poi dipende chiaramente da quelli che sono gli atti che consentono alla difesa di proporre riesame a un altro giudice. La fase, terminata la fase delle indagini, si parte con il processo. Chiaramente è ovvio, ricordo a me stessa, che esistono tre gradi di giudizio e che dunque la sentenza di primo grado può essere assolutamente riformata dall'organo di secondo grado, quindi dalla Corte d'Appello, e totalmente nuovamente riformata dalla Cassazione. Per cui inquadrare l'iter giudiziario dal punto di vista delle varie fasi indubbiamente è possibile. Dal punto di vista della conseguenza, questo poi dipende e dalla strategia difensiva e dalle capacità diciamo che hanno gli organi dalle capacità che hanno gli organi delegati all'acquisizione di indagine di portare in dibattimento quante più prove possibile a sostegno dell'accusa, è chiaro.
L'omicidio consiste nell'uccisione dell'uomo, in senso giuridico è un delitto contro la vita. Si tratta di un reato a forma libera, cioè prevede l'utilizzo di mezzi e modalità di qualsiasi genere purché idonei allo scopo. Nella sua accezione di omicidio colposo, l'articolo 589 del Codice Penale italiano ne delinea le caratteristiche principali e stabilisce che chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Nel caso di morte di una o più persone, di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 15. L'omicidio colposo è quel reato per il quale non è previsto il tentativo, bensì il reato di lesione personale. Per imprudenza, negligenza o inosservanza di legge, la condotta colposa si manifesta in numerose forme delle attività umane, poiché legata alla volontà di compiere quelle azioni. Si parla infatti di colpa cosciente e dolo eventuale. La colpa cosciente sopraggiunge quando chi commette l'azione agisce ugualmente nonostante abbia previsto l'evento. Diverso è il dolo eventuale, dove il soggetto che agisce è consapevole della pericolosità del suo gesto e accetta il rischio che esso accada. La pena per chi è accusato di omicidio colposo va dai 6 mesi ai 5 anni di reclusione, in base anche alle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61 del Codice Penale. La rapina è una di queste, in quanto aderente alle circostanze prese in esame dal Codice. L'acquisizione di un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia effettuate con armi. Ma cosa accade a chi reagisce ad un'offesa di entità rilevante causando lesioni o morte dell'aggressore? Il Codice Penale non lascia imbattuta anche questa strada e tratta l'argomento nell'articolo 52. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. La legittima difesa consentita dall'ordinamento giuridico rientra a pie pari nel principio di autotutela privata se accertata la presenza di elementi costitutivi, ovvero situazione aggressiva non necessariamente realizzata e reazione difensiva già scaturibile dal solo pericolo della realizzazione dell'evento lesivo. Un pericolo reale derivante da un'aggressione ingiusta e la mancanza di modi effettivi per evitarla rendono la condotta, altrimenti punibile dalla legge, lecita. Le cause di giustificazione o scriminanti sono estendibili a tutti i rami del diritto penale e di quello civile. La legge 59 del 2006 ha permesso l'introduzione nel corpo dell'articolo 52 di due nuovi commi che prevedono la legittimazione del possesso e utilizzo di un'arma o altro mezzo idoneo alla difesa per la propria o altrui incolumità o per i propri o altrui beni. Ai fini dell'esclusione del reato occorre che tale comportamento sia necessario a salvarsi e proporzionato all'offesa, cioè che sussista un reale rapporto tra male minacciato e quello che verrebbe inflitto. Avvocato, quali sono, lei ha parlato di indizi inizialmente nella sua risposta, quali possono essere i gravi indizi di colpevolezza che alla fine schiacciano, se vogliamo, l'indagato? Allora, intanto la prova del DNA è una prova principe nell'ambito della fase delle indagini e quindi che consente indubbiamente l'applicazione di una misura cautelare abbastanza severa. I gravi indizi di colpevolezza possono essere determinati dalla testimonianza resa da un soggetto presente nel momento del fatto. E, sicuramente una videoregistrazione che inquadra il soggetto, quindi che visivamente rappresenta l'identità di chi ha commesso il fatto nel momento in cui il fatto è stato commesso. È chiaro che più ci allontaniamo da queste prove o questi indizi, più è possibile ottenere delle misure alternative o comunque, sempre nella fase di cautelare, contestare una misura applicativa anche con esito favorevole. Quanto va ad incidere poi sul lavoro dell'avvocato quelle che sono state le indagini preliminari? Allora, senza essere troppo tecnica ed entrare diciamo in maniera dettagliata nelle norme del codice di procedura penale, le dico subito che indubbiamente una serie di processi vengono portati poi per una serie di processi è possibile ottenere l'assoluzione quando determinati vizi procedurali o comunque errori nell'ambito dell'acquisizione
delle indagini vengono commessi. Se ad esempio chi conduce le indagini tralascia l'autorizzazione di determinate documenti che poi possono essere utilizzati nel corso del dibattimento, oppure se l'indagato viene ascoltato senza la presenza del difensore, o comunque non si dà avviso al difensore dell'avvenuto fissazione di un accertamento tecnico irripetibile, facciamo ad esempio il caso dell'autopsia, la legge prevede e consente al difensore di nominare un consulente di parte per nella fase dell'autopsia, quindi dell'accertamento tecnico irripetibile, che è una prova cardine poi nel processo. Se non vengono rispettate queste norme, chiaramente il difensore proceduralmente ha ottime chance di ottenere una soluzione. Quindi la fase delle indagini è delicatissima e importantissima. Tengo anche a precisare che lo stesso difensore ha facoltà di costituire un proprio fascicolo nel corso delle indagini, che dunque consente poi all'indagato che diventerà imputato di difendersi nel corso del dibattimento e quindi di chiaramente produrre al giudice prove a discolpa, perché il nostro è un processo accusatorio e quindi ovviamente è onere dell'imputato difendersi con prove altrettanto valide. Chiaro che non c'è un sistema di parità, diciamo, tra gli strumenti posti a disposizione del pubblico ministero rispetto a quelli che invece può adottare l'avvocato, però indubbiamente passo avanti in questo senso è stato fatto, quindi un buon legale che ha possibilità di muoversi può in qualche modo già nella fase delle indagini cominciare a tutelare il proprio assistito. Avvocato, ricordiamo che lei non è appunto avvocato legale all'interno delle vicende di cui abbiamo parlato in questa puntata, però entrando proprio nel merito di questi episodi, quindi di queste rapine, in particolare la prima di Mentana, che è l'ultima accaduta, quindi parliamo dello scorso mese, una rapina culminata poi con l'omicidio e la persona che ha premuto il grilletto è stata identificata grazie alla prova schiacciante, se vogliamo, del DNA. Quanto ammonta più o meno la pena di una persona che si è macchiata di un simile reato? Allora guardi, intanto la pena prevista è molto severa se parliamo nei termini dell'omicidio volontario. È chiaro che una stima va fatta a seconda della strategia difensiva che viene adottata, quindi più che parlare in termini di quantificazione della pena, io parlerei in termini di severità della pena. Indubbiamente è uno dei reati più gravi e che viene valutata attentamente dagli organi inquirenti, dagli organi giudicanti, chiaramente la stessa difesa si trova ad affrontare un processo, soprattutto se ci sono delle prove schiaccianti come quella del DNA, che va sicuramente valutato in termini di severità della pena e quindi l'obiettivo, immagino, della difesa è quello di contenere la pena nel minimo possibile. Quindi se parliamo ad esempio di ergastolo, scegliendo una strategia difensiva con un rito alternativo, cioè un abbreviato, indubbiamente si può arrivare a 30 anni o comunque nel caso di ergastolo con isolamento diurno la premialità del rito consente l'ergastolo semplice. Questo poi dipende, ripeto, da quanti reati vengono contestati, dall'eventuale situazione recidivante dell'imputato, dalla dinamica dei fatti, insomma tutta una serie di elementi, di circostanze attenuanti e aggravanti che vengono valutate in un bilanciamento di applicazione della misura. Tutti possono finire nel mirino dei delinquenti, nessuno è immune. Per questo appare fondamentale sapere qual è il modo migliore di reagire per ridurre al minimo gli effetti. Vogliamo dare anche qualche consiglio a quelli che sono i proprietari degli esercizi commerciali? Sempre più spesso negli ultimi tempi, in un momento come quello che stiamo vivendo di forte crisi economica,
presi veramente di mira, parliamo di gioiellerie, come parliamo di bar, tabacchi. Sì, sicuramente i reati predatori, che poi sostanzialmente sono nati, questi due casi di omicidi sono nati come rapine, sono quelli che allarmano maggiormente la nostra istituzione, per i quali invitiamo intanto tutte le persone, anche i cittadini che hanno dei sistemi di allarme nelle abitazioni, a poter richiedere attraverso le stazioni carabinieri la possibilità di collegare questi allarmi al 112. Questo per poter tagliare i tempi delle richieste di far scattare gli allarmi, perché spesso e volentieri capita che poi rispetto all'evento arriviamo sul posto noi come nuclei investigativi spesso e volentieri dopo troppi minuti, mentre cercare di arrivare nell'immediatezza e di tagliare quindi i tempi è fondamentale. In questo un primo consiglio che mi sento di dare è quello di poter richiedere attraverso la stazione competente per territorio di poter installare i sistemi di allarme al 112. Poi è logico che anche in questi casi è importante, perché è stato importante, che avere dei sistemi di videosorveglianza, perché ripeto, aver visto, noi nel caso di Mentana non abbiamo testimoni, ma aver visto noi personalmente attraverso quelle immagini il cappellino ci ha consentito di poter dire che quel cappellino era il cappellino dell'autore dell'omicidio, e quindi poter farlo esaminare dal RIS e poter raggiungere, quindi identificare l'autore. Sicuramente è importante poter avere la possibilità di far intervenire le forze di polizia immediatamente sul posto. Quindi il consiglio che posso dare ai cittadini, anche vittime di furti in abitazione, anche vittime di rapine in abitazione o comunque in esercizi commerciali, è quello di evitare di entrare sulla scena del crimine, di evitare di consentire che altre persone possano entrare sulla scena del crimine, ma consentire soltanto, ed è questo poi l'aspetto che noi stiamo premendo, come in questi casi e come principalmente nel caso della barista di Mentana, consentire direttamente all'operatore, all'investigatore scientifico, quindi all'addetto del nucleo investigativo, all'addetto del RIS, di poter entrare nelle forme previste, quindi con delle tute, per evitare di poter inquinare dei quadri dove un DNA o delle impronte digitali, non abbiamo parlato che non è questo il caso, ma può essere fondamentale trovare su una scena del crimine un'impronta digitale, ovvero trovare comunque degli elementi tali per i quali si ha unicità, che non possono essere di terze persone, che potrebbero, ripeto, inquinare la scena del crimine. Quindi è fondamentale per i cittadini chiamare subito le forze dell'ordine, così come denunciare subito di aver visto qualsiasi cosa, e poi evitare di entrare, se l'evento succede in questa stanza, evitare di entrare tante volte o consentire che tante persone, tanti amici entrano a vedere, di entrare nella stanza, perché non si provocherà soltanto il fatto che in questa stanza entreranno tanti DNA, si potranno lasciare tante tracce di troppe persone, e quindi diventa molto più difficile anche per noi operatori, nel momento in cui entriamo poi sulla scena del crimine, iniziare a lavorare, dover distinguere, dover fare delle esclusioni sostanzialmente, per dire questa non c'entra nulla con chi potrebbe essere autore, ma potrebbe essere logicamente il proprietario o l'amico del proprietario, persone differenti. Quindi questo, ripeto, chiamare immediatamente il 112, poter rappresentare tutto quello che si sente e si vede subito, e poi consentire alla polizia scientifica, in questo caso RIS, di poter esaminare e fare un sopralluogo attento dal punto di vista scientifico. Sconsigliamo però di farsi giustizia da soli, questo è un punto insomma fondamentale. Sì, questo mai, da questo punto di vista, non solo perché abbiamo la fortuna in Italia di poter avere diverse forze dell'ordine, non solo l'arma dei carabinieri, che si impegnano quotidianamente per poter raggiungere, diciamo, gli obiettivi, ma poi si commettono altri reati, e quindi non mai farsi giustizia da soli. Secondo la Camera di Commercio, 4 i punti da seguire: non reagire, ma rallentare il più possibile l'azione del delinquente, mostrando di accettare le sue condizioni. Sforzarsi di non apparire impauriti e cercare comunque di comunicare con lui. Guardare il meno possibile il volto del rapinatore, cercare invece di memorizzare con attenzione l'abbigliamento, il modo di comportarsi, l'altezza, la nazionalità, la parlata e l'accento. Osservare con precisione la direzione di fuga e gli eventuali mezzi utilizzati. Avvocato, ricordiamo brevemente che anche per coloro che spesso intendono farsi giustizia da soli, la legge è davvero molto severa.
Assolutamente sì, innanzitutto farsi, il nostro sistema prevede ovviamente una difesa e una tutela giuridica dinanzi alle forze dell'ordine, con l'aiuto delle forze dell'ordine, e quindi l'eventuale, al di là dei casi poi di legittima difesa che comunque vanno valutati in maniera a sé stante, è chiaro che nel momento in cui un soggetto si decide di fare da sé senza chiedere l'aiuto o comunque l'intervento di chi invece è ad hoc delegato a ciò, può incorrere in determinati reati, quindi nell'omicidio, nella violenza, insomma, diventa poi a sua volta indagato ed imputato di reati gravi. Quindi non vale la scusa "mi sono difeso a casa mia". Non è un attenuante. Assolutamente no, assolutamente no. Anche perché si incorre in un rischio e per l'incolumità e ovviamente per le conseguenze che ne derivano sul piano del diritto. E da Mentana per oggi è tutto, Diritto e Castigo si ferma per una breve pausa estiva, torniamo però a partire da settembre con nuove puntate, casi irrisolti, gialli, ma anche storie in cui finalmente la giustizia ha fatto il suo corso. Vi aspetto quindi tutti a settembre, arrivederci. Grande vita.